luci come avrete visto dalle foto di anteprima oggi andiamo a realizzare la mia bellissima canotta copri costume ehm, caribbean ora l'ho fatta con questa bellissima case e devo dire che ne ho usato poco più di una ma veramente pochissimo più di una ed è della caribe come potete vedere miss filati Anzi, è una caribe è il nome della cake, e eh, appunto il marchio è mistrico filati. C'è scritto Soft Touch perché effettivamente è morbidissimo, veramente molto morbido. È un filato a più capi quindi in questo caso a quattro capi. E io l'ho lavorato, eh, sono partita con un uncinetto del 3 e mezzo per poi eh, continuare con un uncinetto del 4. Ma ovviamente in fase di lavorazione vi dirò se necessario ehm, fare il cambio d'uncinetto oppure no. Io l'ho fatto perché volevo una svasatura eh, subito sotto al seno, ma non è necessario, quindi potete tranquillamente usare eh, l'uncinetto eh, che preferite. Questi filati, se vi interessano, li trovate eh, su www.unfilodipassione.it quindi lo shop dell'amico Luca che mi ha gentilmente fatto conoscere questi filati devo dire eh, grazie perché veramente sono bellissimi guardate, nello specifico questo ho usato la parte totalmente gialla ma vedete passa dal giallo all'arancio fino a questo eh, color mattino Intenso, veramente molto bello. Eh, la particolarità anche di questo filato è che non ha i nodini, i classici nodini per il cambio colore. Eh, di solito, appunto, eh, le cakes hanno il nodino per il cambio colore, mentre in realtà questa cakes è eh, tutta unica: non ha nodini. Quindi è stata anche una piacevole sorpresa non trovare questi nonini che solitamente non danno fastidio, però io pensavo di trovarli e invece non ci sono. Benissimo, cos'altro dire? Eh, appunto, se volete lo shop un filo di passione. Eh, sempre l'amico Luca ha messo gentilmente a disposizione per tutte le amiche del mio canale eh, uno sconto del 10%, se siete interessate eh, potete tranquillamente contattarvi che vi darò il codice sconto da aggiungere in uh, fase di uh, ordine. Quindi nel momento in cui voi farete l'ordine eh, aggiungete il codice che poi io vi darò se siete interessate e che sarà valido non solo su questo filato ma ovviamente tutti i filati eh, presenti all'interno dello shop. Benissimo, io vi ho presentato il filato, eh, naturalmente vi lascio tutto in descrizione, il link eh, diretto al filato e il link per eh, lo shop Un filo di passione. Benissimo, io direi che possiamo mh, partire col tutorial. Bene, ora passiamo al progetto vero e proprio. Allora, io mi sono ah, diciamo dotata di questa figurina per farvi vedere come prendere le misure. Allora, la misura che voi dovete prendere per eh, iniziare la nostra eh, canotta a copri costume è questa, quindi il giro seno. Quindi prenderete tutto attorno alla vostra circonferenza. Attorno al seno, che è la, la parte più sporgente, diciamo, ehm, e la dividerete a metà. Quella misura sarà la misura per ehm, andare ad iniziare la nostra lavorazione. Quindi faremo innanzitutto un rettangolo, quindi faremo un rettangolino in questo modo, mm, in seguito aggiungeremo due spalline, dopodiché ci agganceremo fa facendo direttamente quello che sarà il dietro, quindi partiremo salendo di qua per poi scendere, ovviamente, quindi saliremo, applicheremo le spalline e scenderemo dall'altro lato. Quando saremo arrivati a costruire quindi tutta questa parte, inizieremo in circolare a costruire quello che sarà, ecco, diciamo, la nostra parte eh, sotto. Il multiplo per questo lavoro, quindi per il punto che andiamo a fare, è di 4 più 1. Quindi, qualsiasi siano i centimetri che voi dovrete usare, ricordatevi che le vostre catenelle devono essere un multiplo di 4 più 1. Quindi, adesso Facciamo iniziamo con le la nostra catenelle. lavorazione. Allora, la nostra canotta seguirà un multiplo di 3 più 1 catenelle quindi io qua per il mio campioncino ne ho montate 22 andrò a fare 3 catenelle aggiuntive che sarà la nostra prima maglia alta carico e vado a lavorare nella quinta dall'uncinetto quindi 1 2 3 4 e 5 entro e lavoro la mia prima maglia alta come sapete vi sto sto usando un filato più grande perché così riesco a farvi vedere meglio quindi nella seconda una maglia alta nella terza una maglia alta e così per questo giro ed anche il prossimo quindi fatte le nostre catenelle andremo a fare due giri di maglia alta effettuato anche il nostro secondo giro di maglia alta facciamo 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 e voltiamo il nostro lavoro in questo modo ora andremo a saltare la prima eh, maglia alta sottostante perché abbiamo fatto sopra le catenelle e salteremo anche la seconda e la terza andremo a lavorare nella quarta e faremo una maglia bassa quindi ci agganciamo col primo archetto da 5 catenelle quindi facciamo altre 5 catenelle 2 3 4 5 saltiamo sempre due maglie sottostanti sulla terza maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle saltiamo due maglie sottostanti e sulla terza maglia bassa 1 2 3 5 catenelle, ne saltiamo 2 sulla terza maglia bassa. Saltiamo 2 maglia bassa. Saltiamo 2 maglia bassa e arriviamo alle ultime. Quindi 1, 2, 3, 4. 5. Saltiamo due e andiamo a lavorare sulla terza catenella. D Inizio Allora, sulla terza catenella è sempre piuttosto complesso entrare, ecco qua, maglia bassa. Benissimo. Ora il lavoro vi risulterà un po' curvo, perché ovviamente noi abbiamo fatto più catenelle di quello che è richiesto per la larghezza del lavoro, è normale. Quindi ora cosa andiamo a fare? Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro alla base di questa catenella, quindi entriamo e facciamo una maglia bassa in questo modo, ed ora facciamo 2 catenelle e entriamo con una maglia bassa sull'archetto, sul primo archetto, in questo modo. 2 catenelle, di nuovo prossimo archetto maglia bassa senza agganciarci specificatamente ad una catenella va bene in qualsiasi punto quindi 2 catenelle di nuovo prossimo archetto maglia bassa 2 catenelle prossimo archetto maglia bassa 2 catenelle prossimo archetto maglia bassa 2 catenelle prossimo archetto tentate di stringere un po' la maglia bassa giusto per non farla rimanere proprio molle molle 2 catenelle ultimo archetto maglia bassa vedete che il nostro lavoro si è stretto nuovamente allora ehm, vedrete durante il lavoro che noi faremo ehm, alterneremo un giro d'archetti e di nuovo maglia alta dopodiché faremo 4 giri d'archetti maglia alta, di nuovo un giro d'archetti maglia alta, ehm, 4 giri d'archetti maglia alta. Tra i giri d'archetti e la maglia alta c'è questo giro di archetti più piccoli, quindi la maglia bassa con le due catenelle che serve per restringere di nuovo il lavoro. Questo giro ricordate di farlo sempre sul rovescio del lavoro perché così quando andiamo a fare poi il giro di maglia alta ce lo ritroviamo. Sul dritto, quindi ora siamo arrivati a questo punto, e cosa facciamo? Facciamo 3 catenelle: 1, 2, 3 catenelle. Voltiamo il lavoro. Ovviamente, nella prima maglia bassa non lavoriamo perché abbiamo fatto le 3 catenelle, ma andiamo in questo archettino piccolissimo da 2 eh, catenelle e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta e la nostra terza maglia alta. La quarta maglia alta andremo a farla sulla maglia bassa agganciata all'archetto, quindi maglia bassa di nuovo nell'archettino piccolo, due maglie alte in questo modo, una e due. Di nuovo una maglia alta sulla maglia bassa. Di nuovo 2 maglie alte nell'archetto da 2 catenelle 1 e 2 di nuovo maglia alta sulla maglia bassa nuovamente nell'archetto da 2 catenelle 2 maglie alte di nuovo sulla maglia bassa nell'archetto da 2 ovviamente sempre due, quindi noi stiamo andando a ricostruire il primo giro, quindi tutte le maglie sul primo giro, di nuovo sulla nostra maglia bassa e di nuovo all'interno dell'archetto da 2 catenelle, in questo modo maglia bassa nell'archetto da 2 catenelle, scusate non ho caricato ecco qua e l'ultimo è piccolino fate bene attenzione a lavorarlo perché se no lo saltate ecco qua aspettate ecco qui e ovviamente l'ultima la facciamo sulla maglia bassa del giro precedente quindi qui ecco qui quindi se voi andate a contarle, anche se questa sembra storta perché ovviamente non abbiamo agganciato ad una catenella specifica, ma poi quando lavorerete vedrete che si raddrizza, se voi le contate adesso avrete lo stesso numero eh, di maglie che avevate nel primo giro. Quindi ora andiamo ad effettuare altri 4 giri di eh, archetti da 5. Quindi facciamo 3 5 catenelle, scusate, 2 3 4 e 5 catenelle, voltiamo il lavoro, Scusate, ecco qua, voltiamo il lavoro. Saltiamo due maglie sottostanti. La primissima non la contiamo mai perché, ovviamente, ci abbiamo fatto le catenelle sopra. Quindi, contiamo, ne saltiamo due eh, sulla terza, facciamo la nostra maglia bassa di nuovo 5 catenelle, di nuovo ne saltiamo due sulla terza maglia bassa. 5 catenelle, di nuovo saltiamo 2 sulla terza maglia bassa e così ovviamente fino alla fine del giro. Vi faccio vedere ancora l'altro giro ovviamente perché vi devo far vedere come si aggancia poi sulle sugli archetti, di nuovo ne saltiamo 2 sulla terza maglia bassa, 1, 2, 3. 4 5 ne saltiamo 2 sulla terza maglia bassa e 5 1 2 3 4 5 e ovviamente sulla terza catenella di inizio, la mia maglia bassa ora per fare il giro di eh, archetti sul giro di archetti non dobbiamo fare altro che 5 catenelle 1 2 3 4 e 5, voltiamo il lavoro e ci agganciamo nel primo archetto che troviamo. Quindi in questo ci agganciamo con la nostra maglia bassa. Di nuovo 1 2 3 4 5, prossimo archetto, entriamo e facciamo una maglia bassa. 1 2 3 4 5, prossimo archetto, entriamo, maglia bassa e così, ovviamente, per i Giri che voi desiderate, io ne ho fatti 4 quindi ho fatto 4 giri di archetti prima di rifare il giro d'archetti più piccolo, quindi eh, la maglia bassa con le due catenelle invece che 5, ma noi ci ritroviamo lì, fatti quindi i nostri quattro giri di rete, vedete in questo modo, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro alla base di questa catenella vedete lo faccio vedere bene da vicino qui andiamo a fare la nostra maglia bassa la prima dopodiché iniziamo a fare gli archetti piccoli da 2 catenelle quindi maglia bassa nel primo archetto 2 catenelle maglia bassa nel secondo archetto 2 catenelle maglia bassa nel terzo archetto 2 catenelle maglia bassa nel quarto archetto e così via fino a restringere nuovamente il lavoro vedete si restringe proprio nuovamente perché andiamo ecco qua 2 catenelle ultimo archetto è piccolino ma c'è quindi non saltatelo mi raccomando andiamo a fare vedete abbiamo ristretto di nuovo il nostro la nostra rete ora andiamo a ricostruire vedete che siamo sul rovescio del lavoro con, la, eh, con il giro di archetti piccolini quindi con il giro da 2 catenelle maglia bassa siamo sul rovescio proprio perché adesso noi voltando andremo a, a lavorare il giro di maglia alta sul dritto quindi ora facciamo 3 catenelle 1 2 e 3 voltiamo il lavoro e ovviamente l'archettino è piccolo ma mi raccomando entrateci quindi andiamo a fare 2 maglie alte nel primo archettino da 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia bassa due maglie alte nel prossimo archettino e una maglia alta sulla maglia bassa. Nuovamente due maglie alte nel nostro archettino, maglia, maglia alta sulla maglia bassa, in questo modo. E così fino alla fine del giro. Mi raccomando, alla fine del giro dobbiamo lavorare anche l'ultima maglia. Comunque, se non vi sentite sicure, contate le maglie. Devono essere le stesse maglie di partenza. Quindi, se, abbiamo, se siamo partiti con, io per il mio campione, 22 maglie alte, quindi eh, le catenelle più le 22 maglie alte. Devo per forza avere 22 maglie alte, quindi ogni volta che ci ritroviamo sul giro di maglie alte devono essere le stesse maglie della partenza. Quindi, se non vi sentite sicuri di aver lavorato tutte le maglie, contatele così siete eh, più sicuri. Vedete, qua c'è l'archettino, il primissimo è piccolo, piccolo, ma c'è, vedete, è piccolino. Quindi, noi andiamo a fare le due maglie alte all'interno di questo archettino e ovviamente una maglia alta sulla maglia bassa sottostante qui eccola qua Aspettate, ecco, si è girata. vedete abbiamo di nuovo le maglie di partenza in questo modo dobbiamo andare a fare questo lavoro vedete tirate un pochino ed è dritto dobbiamo fare questo lavoro per io ho per la mia misura quindi per coprire tutto il seno ho eh, fatto tre sequenze di eh, archetti da un solo giro e tre sequenze di archetti da quattro eh, giri quindi uno piccolo e una banda larga, una banda piccola e una banda larga alternate per un totale di tre piccole e tre grandi, dopodiché eh, vi faccio vedere come continuiamo. Allora andremo a chiudere il nostro filo in questo modo e tagliamo. Ups, scusate. Ecco qua. Ovviamente questo è un campione, quindi io mi fermo qui voi avrete fatto quella sequenza, quando arrivate in fondo alla vostra sequenza, tagliate il filo in questo modo. Voltiamo, perché voltiamo e stacchiamo il filo? Perché io voglio sempre lavorare dove c'è la catenella, altrimenti mi trovo, eh, la catenella iniziale tira un pochino, non è elastico come il resto del lavoro, e me lo ritrovo nel bel mezzo del lavoro, non mi piace granché, e quindi preferisco ehm, tagliare e attaccare le mie spalline da questo lato. Quindi, voltato il nostro lavoro, io ho fatto le spalline eh, tenendo presente dove volevo, quanto volevo che fossero spesse, e quindi larghe, e eh, quanto volevo che fossero lunghe, vi eh, comunque dico. Che dovete fare il giro delle spalline che sia dispari. Proprio per ritrovarvi sempre sul dritto del lavoro. Quindi, quante ne volete fare, ne fate? L'importante è che siano dispari. Ora io farò un numero imprecisato, di, eh, vi faccio vedere giusto come ho fatto le spalline. Eh, senza. Uh, darvi il numero ben preciso perché sapete che è un campione questo io per il mio lavoro mi sembra che le mie spalline siano più o meno un 12 uh, 12 maglie alte siano da 12 maglie alte però uh, ripeto poi ognuno fa la sua misura quindi mi aggancio con il filo e faccio una maglia bassissima poi andrò a nascondere tutti i fili 3 catenelle e vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante quindi 2 3 ovviamente io qua ne farò 5 non di più perché è un campione ed è piccolino quindi qua ne farò 5 inserite quindi qua quindi 3 catenelle voltiamo il lavoro e andiamo a fare di nuovo le nostre 5 Maglie alte quindi la prima sostituita dalle catenelle e poi su ogni maglia alta sottostante andiamo a fare le nostre maglie alte, quindi l'ultima, ovviamente, sulla terza catenella di inizio, in questo modo, di nuovo, 3 catenelle. Voltiamo nuovamente il lavoro. Io adesso ne farò 3 esattamente. no Forse ne ho fatte 5 nel mio lavoro o 5 o 3. Adesso non ricordo, però. Eh... È irrilevante eh, al fine del lavoro perché ognuno sceglie quanto farle lunghe. Eh, non, è, non è assolutamente rilevante, va in base alle vostre misure. Se voi volete una spallina, una, un girocollo un po' più scollato, fate più giri. L'importante, ripeto, è che siano dispari. Quindi fate le nostre... Eh, le nostre, la nostra prima spallina del numero di giri che deciderete voi a vostro piacere ovviamente andiamo a fare sempre la nostra catenella di sicurezza e stacchiamo il filo in questo modo perfetto ecco qui ora ci attacchiamo dall'altro lato ma per rimanere al dritto faremo diversamente nel senso che non partiremo dall'estremità del nostro lavoro ma conteremo le maglie alte una 2 3 4 nel mio caso sono 5 quindi io conterò 5 maglie alte mi attaccherò sulla quinta all'interno quindi dall'esterno verso l'interno conto 5 maglie alte e vado a fare la mia maglia bassissima adesso qua c'è un marasma di fili ma non vi preoccupate poi nascondiamo tutto e andiamo a fare le 3 catenelle e quindi su ogni maglia alta sottostante, non contando la primissima perché ovviamente sostituita dalle 3 catenelle, andiamo a fare le nostre maglie alte. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sull'altra spallina quando arriviamo al terzo giro. Ci rivediamo e vi faccio vedere come si prosegue. Quindi, arrivati all'ultimo giro della spallina, non facciamo altro che alzarci con 3 catenelle: 2 e 3, voltiamo il lavoro e andiamo a ripetere ovviamente le maglie della spallina quindi le 5 maglie nel mio caso del campioncino le vado a ripetere a maglia alta in questo modo quindi ecco qua 4 ne ho saltata una e 5 ecco fatto ora vado a contare quante maglie ho saltato qui in mezzo nel mio caso sono 2 4 6 8 10 11 maglie e vado a sostituirle con altrettante catenelle. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11 tenete le morbide così poi non vi tireranno. Carico il filo e vado a fare le maglie sull'altra spallina, quindi ci congiungiamo all'altra spallina, andiamo a fare le nostre maglie, quante ne abbiamo sulla spallina, tante ne facciamo, in questo modo quindi 4, nel mio caso il campioncino sono 5. Vedete, in questo caso siamo sul retro del lavoro, perfetto, siamo giuste perché adesso andiamo a fare le nostre 3 catenelle per alzare il lavoro e sostituire la nostra prima maglia alta. Voltiamo e ci troviamo proprio sul dritto del lavoro, quindi andiamo a ripetere con una maglia alta su ogni maglia alta sottostante e una maglia alta su ogni catenella, quindi andiamo a ehm, rifare tutte le nostre maglie d'inizio, quindi se non siete convinte se le state lavorando tutte, contatele. Nel mio caso, nel caso del mio campioncino, sono 22, voi ve ne dovrete trovare esattamente quante ne avete fatte all'inizio del lavoro. Ci rivediamo al termine di questo giro. Arrivati a questo punto del nostro lavoro, non dobbiamo fare altro che ripetere in maniera speculare quello che abbiamo fatto eh, sull'altro lato. Quindi ripeteremo un altro giro di maglia alta, dopodiché faremo ehm, un solo giro di archetti da 5 catenelle, il giro d'archetti da 2 e il giro di maglia alta. Dopodiché faremo il 4 giri di archetti da 5 catenelle, il giro da 2 e maglia alta. Quindi andiamo a ripetere specularmente quello che abbiamo fatto un lato del lavoro quindi se questo sarà il nostro davanti dobbiamo fare la stessa cosa sul retro del lavoro e noi ci rivedremo eh, fatto anche questo pezzo arrivati alla misura che eh, avete deciso per voi non ci resta che ovviamente eh, chiudere il lavoro e in questo caso decidiamo decidiamo vediamo qual è il dritto del nostro lavoro in questo modo vedete, abbiamo il dritto sia davanti che dietro. Se avete osservato tutti eh, gli accorgimenti che vi avevo ehm, detto, quindi cosa facciamo? Andiamo a fare il nostro giro di maglia alta, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante in questo modo ovviamente ci vediamo alla fine del giro quindi lavorato anche sull'ultima maglia prendiamo l'altro lembo del nostro lavoro quindi piegando davanti e dietro lo mettiamo in questo modo quindi eh, mettiamo così carichiamo e andiamo a fare una maglia alta sulla prima maglia alta quindi dell'altro lato vedete abbiamo chiuso per la manica quindi andiamo procediamo col fare di nuovo una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare quindi alla fine anche di questo lato Arrivati anche alla fine di questo lato, facciamo la stessa cosa, ma questa volta invece di fare una maglia alta ci chiudiamo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio. Quindi in questa qui con una maglia bassissima e come vedete, siamo andati a chiudere il nostro davanti col nostro col nostro retro. Ora la mia è piccolina perché è un campione, però avrete tutti i vostri giri e arriverete qui sotto arrivati a questo punto dobbiamo per l'appunto cambiare il nostro motivo io farei un altro giro di maglia alta giusto per fissare bene la chiusura quindi 3 catenelle e quindi procediamo con il terzo giro di maglia alta per fissare perché vedete se no rimane un po troppo Morbida la chiusura, rischiate che vi si strappi il filo. Quindi procediamo in circolare, a fare quest'altro giro di maglia alta e poi cambieremo il punto. Ecco qui, abbiamo i nostri tre giri di maglia alta. Mi raccomando, state sul dritto del lavoro perché a questo punto lavoreremo in circolare. Quindi non saranno più un giri di andata e ritorno, dritto rovescio, ma sempre sullo stesso lato. Quindi, eh, sinceratevi di essere sul dritto del lavoro, altrimenti lavorerete tutta la maglia al rovescio. A questo punto iniziamo il motivo della, diciamo, del corpo della gonna. Quindi abbiamo finito lo sprone, continuiamo con la gonna. Allora ci alziamo con 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta, carichiamo il filo, rientriamo dallo stesso punto quindi alla base delle catenelle e andiamo a fare una seconda maglia alta e questa sarà solo sulla prima maglia sempre una catenella carichiamo il filo rientriamo no, scusate 2 catenelle carichiamo il filo rientriamo nello stesso punto e usciamo solo da 2 catenelle quindi chiudiamo la maglia alta solo a metà ricarichiamo rientriamo quindi 2 catenelle ed ora scarichiamo tutto facciamo 1 2 3 4 5 catenelle vedete abbiamo fatto un punto v con le due maglie alte chiuse a metà saltiamo 6 catenelle sottostanti 1 2 3 4 5 6 e nella settima andiamo a fare una maglia alta chiusa a metà quindi scarichiamo solo due anellini carichiamo rientriamo scusate ho preso dentro il filo rientriamo in questo modo scarichiamo prima due anellini poi tutto facciamo una catenella due catenelle carichiamo rientriamo nello stesso punto e andiamo a rifare c'è un filo tirato ecco qua e andiamo a rifare le due maglie alte chiuse a metà se non entro sempre nello stesso filo ecco qua chiudo una volta rientro vediamo ok e chiudo tutto 1 2 3 4 5 catenelle saltiamo 6 maglie sottostanti quindi 1 2 3 4 5 6 carichiamo nella settima di nuovo 2 maglie alte chiuse a metà scarichiamo tutto 2 catenelle e altre 2 maglie alte chiuse a metà sempre nello stesso punto in questo modo ecco qua di nuovo 1 2 3 4 e 5 catenelle saltiamo di nuovo 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella settima di nuovo 2 maglie alte chiuse a metà, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte chiuse a metà, chiuse insieme, ecco qua, 5 catenelle, Carichiamo di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nella settima, di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, e altre 2 maglie alte, una chiusa a metà, un'altra chiusa a metà e chiuso tutti insieme, 5 catenelle, di nuovo nella settima. 1 2 2 catenelle 1 e 2 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 6 allora visto che abbiamo questa vicina perché non abbiamo lo stesso multiplo facciamo un piccolo aumento se vi serve, se no eh, fate le giuste io in questo caso ne salterò solo facciamo 5 entro faccio il mio punto normalmente 1 e 2 oh, scusate ho chiuso tutto ecco qua quindi di nuovo chiusa a metà e chiuso tutti insieme in questo modo: 5 catenelle ecco qui. E invece di chiudere sulla terza catenella, d'inizio entro addirittura all'interno del nostro eh, punto. Vi, in questo modo, sono già al centro. Vedete, abbiamo fatto il nostro primo giro di punti. Vi ehm, con le maglie chiuse insieme. Ora partiamo col secondo giro, quindi andiamo a fare sempre il nostro punto V ehm, con le maglie chiuse insieme, quindi andiamo a fare la prima, le 3 catenelle, la seconda chiusa perché ovviamente non possiamo chiuderle insieme con le catenelle e il secondo chiudiamo a metà e ora tutto insieme in questo modo, quindi ci ritroviamo punto V su punto V. Questa volta facciamo 4 catenelle, una. 2, 3 e 4. Una maglia basta al centro dell'archetto sottostante, 4 catenelle e di nuovo lavoriamo sull'altro modulo. Quindi al centro dell'altro modulo andiamo a fare maglia alta chiusa a metà, la seconda chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, maglia alta chiusa a metà e di nuovo chiudiamo la seconda maglia tutto insieme. Di nuovo 4 catenelle, e al centro dell'archetto, senza agganciarci, su una maglia specifica, basta al centro dell'archetto, ci fissiamo con una maglia bassa di nuovo 4 catenelle, di nuovo andiamo a lavorare sul punto V, in questo modo: quindi chiudiamo due insieme 2 catenelle e ne chiudiamo altre due insieme. Quindi 4 catenelle, di nuovo fissiamo al centro dell'archetto con una maglia bassa, 4 catenelle e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati al termine del giro andiamo sempre a chiudere direttamente all'interno del nostro punto V, quindi qui al centro, così da evitare poi di dover fare una maglia bassissima per eh, entrare all'interno del nostro punto V. Quindi facciamo sempre le nostre 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia, la seconda la chiudiamo normalmente perché ovviamente non possiamo chiuderla insieme alla catenella, 2 catenelle e andiamo a fare di nuovo il modulo da due maglie alte chiuso insieme facciamo di nuovo 4 catenelle e andiamo a fare maglia bassa sulla maglia bassa sottostante quindi ci agganciamo qui al centro della maglia bassa in questo modo e facciamo una seconda maglia bassa di nuovo 4 catenelle e di nuovo stessa cosa, punto V sul punto V, in questo modo, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme, e nuovamente le nostre 4 catenelle, andiamo ad agganciare con una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, di nuovo 4 catenelle, di nuovo punto V. Quindi procediamo così fino al termine del nostro giro. Quindi, come vedete, abbiamo finito ehm, questi. Questo punto. Questo disegno, l'abbiamo finito in tre giri. Quindi questo disegno è composto da tre giri. Io ogni quattro disegni completi quindi. 12 giri ho fatto un aumento quindi ora vi faccio vedere direttamente l'aumento perché questo è un campione non andrò avanti ad oltranza quindi comunque vi faccio già vedere come si fa l'aumento se voi volete il primo aumento potete già farlo col cambio dell'uncinetto quando eh, finite lo sprone oppure potete scendere dritti, nel senso che se non fate aumenti la maglia procede dritta, mentre se volete farla come la mia, svasata, eh, dovete fare una serie di aumenti e io ovviamente ho fatto questi aumenti eh, ogni quindi, 12 giri. Quindi andiamo a fare, vi faccio vedere come si fanno gli aumenti. Quindi, Facciamo le 3 catenelle e facciamo normalmente il nostro eh, punto. Però il primo andiamo a aumentare la catenella all'interno del punto V, quindi non ne facciamo più 2 ma ne facciamo 3. Quindi procediamo normalmente con i nostri punti presi insieme. Vedete è più largo e già abbiamo fatto eh, l'aumento. Facciamo le 5 catenelle: quindi 1, 2, 3, 4, e 5 e passiamo direttamente al modulo successivo dove faremo le due maglie alte chiuse insieme 3 catenelle invece che 2 e di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme scusate mi tiro il filo ecco qua in questo modo vedete già si sta allargando di nuovo 1 2 3 4 5 Entriamo all'interno del modulo, 2 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi già stiamo allargando di nuovo 5 catenelle, saltiamo nel prossimo modulo, 2 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme. Continuiamo così fino alla fine del giro. Quindi vedete già abbiamo fatto un aumento. Ora andremo avanti a lavorare ovviamente sempre con quella catenella in più al centro del punto B. Andiamo a finire anche i due giri restanti e vi faccio vedere come si fanno ulteriori aumenti. Ecco qua vedete che sta allargando notevolmente, quindi adesso vi faccio vedere come si fanno ulteriori aumenti sempre fatti. Naturalmente io eh, li ho fatti ogni 12 giri, voi potreste decidere anche di farne di più o di meno, questa è la vo vostra scelta. Ovviamente per avere un risultato come il mio vi do eh, le mie indicazioni. Quindi facciamo 3 catenelle. Rientriamo e facciamo la seconda maglia alta, sempre le 3 catenelle al centro che rimarranno fino, al fine del, fino alla fine della maglia perché quello è un aumento che dovrete poi portarvi fino alla fine della maglia. Quindi di nuovo le due maglie alte chiuse insieme e ora andiamo a fare 6 catenelle 3 4 5 6 invece di 5. Quindi procediamo con fare la nostra. Le nostre maglie alte chiusa metà 3 catenelle scusate altre due maglie alte chiusa a metà sempre il nostro punto vi ecco qua di nuovo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 quindi così fino alla fine del giro vedete abbiamo un ulteriore aumento quindi sta allargando nuovamente ecco qui vedete che sta allargando ancora va avanti ad allargare quindi avendo aumentato di una catenella anche sull'archetto adesso facciamo 3 catenelle che è la prima maglia alta 3 che è la seconda 3 catenelle di separazione di nuovo entriamo e facciamo altre due maglie alte chiuse a metà e poi tutti insieme e quindi andiamo a fare 5 2 3 4 5 e non più 4 catenelle ci agganciamo al centro dell'archetto con una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle e di nuovo andiamo sul prossimo modulo vi a lavorare la nostra vi sopra quindi le 3 catenelle di separazione e di nuovo 2 scusate, maglie alte chiuse insieme quindi ogni volta che voi aumenterete all'interno del punto V, poi manterrete quell'aumento e quando andate ad aumentare una catenella sul primo giro del nostro, della nostra sequenza, poi ovviamente dovete aumentare anche eh, le due catenelle, quindi a destra e a sinistra, prima della cioè, tra dove c'è la maglia bassa. Quindi, Saranno 5 maglia bassa e 5 sopra alle 6. Se andate a aumentare ulteriormente, queste sotto diventeranno 7 e queste diventeranno 6 e 6 eh, e così via. Quindi ora vi faccio vedere eh, al termine di questa sequenza come andremo a fare il giro finale. Il giro finale del nostro: della nostra canotta copri costume lo andremo a fare sul terzo giro della sequenza quindi abbiamo fatto il primo con le catenelle alle quali saremo arrivati con i vari aumenti il secondo giro quindi con la maglia bassa al centro e il terzo giro lo concluderemo in questo modo allora quindi arrivati in fondo al momento di chiudere andremo a fare una, due, tre catenelle. La nostra seconda maglia alta. Una catenella di separazione. Anzi, facciamo di due perché voglio che sia un po' più svolazzante. Quindi altre due maglie alte chiuse insieme. Due catenelle. Altre due maglie alte chiuse insieme. Quindi andiamo ad aumentare. Non sarà più un punto V ma sarà una sorta di, vedete, viene fuori una sorta di fiorellino. Quindi andremo a fare sempre le nostre catenelle. Io in questo caso ne ho 5 perché sono arrivata a 5, chiudo sulla maglia bassa al centro con una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle. Voi ripeto, a quante sarete arrivate eh, ne farete. Di nuovo entriamo al centro della V, facciamo due maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme. 2 catenelle altre due maglie alte chiuse insieme in questo modo 2 catenelle altre due maglie alte chiuse insieme ho fatto così per avere un po di movimento sul finale del lavoro vedete come più svolazzante rimane molto più morbido quindi proseguiamo così fino alla fine del giro ecco qua il mio campioncino finito vedete come svasato bene ovviamente qua adesso si nota molto perché è corto e gli aumenti sono stati fatti tutti vicini quindi si nota un po' di più che è molto più largo sul, sul finale eh, però sull'originale invece scende molto più gradualmente e rimane una cosa molto più mh, diciamo eh, Ecco qua, siamo giunti alla fine del lavoro, andremo poi a rifinire con un giro di maglia bassa tutto attorno al nostro giro manica, tenendo sempre conto di fare due eh, maglie lateralmente ad ogni maglia, saltando ovviamente questa piccolina, quindi faremo due qui, due qui dove c'è la maglia bassa o comunque la eh, congiunzione tra gli archetti lo salteremo per fare in modo che non arricci e poi ho fatto due catenelle che ho passato tra le maglie a ferro di cavallo quindi facendolo entrare da un lato e uscire dall'altro e poi ho stretto la spallina adesso ve lo faccio vedere sull'originale ecco qua l'originale vedete ho rifinito con un giro di maglia basta tutto attorno e poi ho fatto passare proprio qui in mezzo per stringere un cordoncino, una catenella. Quindi ho fatto passare eh, sopra mh, una maglia sì, una maglia no, entrando il cordoncino. Arrivato da questo lato, sono passata nell'altro giro di maglia alta, sono tornata indietro per poi stringere con un fiocchettino. Vedete così la spallina rimane un po' più eh, sbarattina e carina. Vedete gli aumenti. Come, come scendono gradualmente il bordino in fondo, come rimane un po' svolazzoso e morbido. Vedete la differenza? Il filato rimane molto più leggero e, e più morbido. Ovviamente, io ho usato un filato più grosso per la registrazione, proprio per farvi vedere meglio eh, il lavoro. Io ho fatto in questo modo e su questo filato rende tantissimo perché la maglia può essere anche. Eh, doppia nel senso che da questo lato abbiamo la sfumatura continua, mentre da questo lato vedete abbiamo lo stacco netto tra eh, la parte sopra, quindi tra lo sprone e la parte sotto. Perché vedete c'è proprio, ho iniziato la, la mia cake, iniziava proprio dal giallo, questo bellissimo giallo ocra. Vedete che qua è giallo puro. Quindi non mischiato con l'arancio come sotto, e quindi rimane proprio uno stacco molto più evidente. A me piace moltissimo perché posso decidere di metterla sia da questo lato che dall'altro in quanto non ha dritto e rovescio. La maglia è uguale in entrambi i sensi. Vedete com'è bella è molto particolare, molto leggera e morbida. Io vi consiglio veramente questo filato che la eh, impreziosisce moltissimo perché veramente la rende morbida e leggera. È molto utile la potete usare appunto come canotta come copricostume se volete fare la manichina e attaccarvi poi magari con questo punto vi consiglio di tenere un giro manica un po' meno ampio ovviamente questa essendo una canotta copricostume io il giro manica l'ho lasciato veramente molto ampio perché non volevo che eh, poi se portato in spiaggia insomma mi, mi, mi costringesse quindi volevo proprio averlo bello morbido quindi eh, spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto, vi do appuntamento sul gruppo Facebook Creando con Luce Franci, eh, se vi è piaciuto il video mettete tanti pollicini in su, eh, scrivetemi domande se avete appunto da chiedermi qualcosa inerente ovviamente al lavoro, io vi mando un grosso bacio, vi lascio in descrizione appunto. Il sito www.unfilodipassione.it dove, dove potrete eh, acquistare il mio stesso filato. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao, ciao da Luci.